uno dopo l'altro hanno sfilato tra i tifosi biancorossi in una piazza stracolma di entusiasmo per il grande campionato della pallacanestro varese. Tantissimo il calore e l'affetto della città per il coach Matt Brasi, l'amministratore delegato Luis Scola e ovviamente i protagonisti sul campo. Una stagione grandiosa, 17 vittorie, avevamo tanta voglia di poter giocare i playoff, ovviamente questa penalizzazione non ce l'ha permesso, però quello che abbiamo fatto, le emozioni che abbiamo dimostrato in campo sono qui in questa piazza. La nostra gente, il nostro popolo biancorosso ci è stato molto vicino durante questa penalizzazione. Ovviamente abbiamo vissuto l'ultimo mese molto complesso, però alla fine Varese è grandiosa, quindi abbiamo vinto una partita decisiva contro Scafati per poterci salvare e iniziamo a programmare il futuro. La festa di Varese ha coinvolto tutti, dai tifosi di lunga data a quelli in erba. Un entusiasmo che le vicende extracampo hanno fatto crescere ancora di più, con la soddisfazione per le tante vittorie che in qualche modo va a compensare l'amarezza per i playoff mancati. Più contenti per la stagione. Questa squadra è stata spettacolare dall'inizio alla fine. Merita che insomma ci sia tutta questa gente qui a salutarli, con la speranza di rivedere almeno qualcuno di loro anche nella prossima stagione. Tanta amarezza perché ci saremmo potuti divertire ancora, però fiducia per i prossimi anni, sperando appunto in Scola, e si vedrà. È stata un'annata indimenticabile, la più bella pallacanestro degli ultimi 10 anni, non possiamo che essere contenti. Peccato per i playoff, ma ci rifacciamo l'anno prossimo. Sì, siamo contenti di come è andata questa stagione e di tutti i ragazzi. Chi è il tuo giocatore preferito? Ross? Tutti! Tutti!